d'ouvrir l'année 2018-2019 des travaux de la Société Dantesque de France. Alors, vous savez qu'on a inauguré l'année dernière un nouveau rythme qui associe des lectures ralentisses que vous aurez aujourd'hui, c'est-à-dire lecture et interprétation d'un passage capital de Dante, qui souvent mentionne un chant de la Divine Comédie, et un séminaire qui consiste en un travail beaucoup plus collectif autour d'un texte qui a été choisi au préalable. Alors, d'ici Noël, vous aurez donc aujourd'hui une lectura dantis, vieille tradition qui date de Boccace et qui s'est répétée dans tous les lieux où on célèbre Dante. Et puis, au mois de décembre, vous aurez le séminaire, cette fois-ci à Paris 3, dans les locaux de la rue des Irlandais. Alors, je suis content de voir qu'il y a des visages de tous âges, qu'il y a des étudiants, qu'il y a des chercheurs confirmés, qu'il y a un acteur que je salue par avance, qui va tout à l'heure cristalliser tout ce que Manuel va dire dans une forme plus lyrique, en tout cas réalisée dans l'espace du théâtre. Et je me tourne vers Manuel, qui est professeur dans cette maison et qui va développer des thèmes qui lui tiennent à cœur et qui lui permettent de proposer sa lecture, non seulement de Dante, mais une contribution à cette passion qui nous tient, qui est la dantologie, c'est-à-dire la liaison entre un projet de savoir et un fait philologique, l'œuvre de Dante. Et on cherche, vous comprenez, c'est ça qui intellectuellement est en jeu, nous cherchons une intersection entre ce dessin de savoir et ce massif de textes. Et comme on le dit souvent avec Emmanuel, c'est un trajet qui appartient aux sciences humaines, c'est même peut-être une science humaine. On voudrait faire émerger l'idée que la dantologie n'est pas simplement une activité historique, littéraire, éventuellement philosophique, mais qu'elle est l'instauration d'un corpus, d'une méthode et d'un enjeu. C'est donc une contribution anthropologique, on peut le dire dans toute sa profondeur. Alors c'est dans cet esprit, Manuel, que je vais te laisser la parole. Et je sais que tu sauras t'emparer de l'espace à la rapide. Merci beaucoup et merci à tout le monde d'être là. Je parlerai italien, mais s'il y a des questions après, le français, ça marche aussi. Allora, avete delle fotocopie che sono in realtà gli stessi testi che mostrerò sul PowerPoint. Allora, oggi mi occuperò del 14° canto del Paradiso e quindi, insomma, un po' out of context, ci immergiamo nella metà della terza cantica. È un canto di cerniera ed è diviso in due parti. La prima rappresenta la conclusione e in un certo senso il culmine del cielo del sole, mentre la seconda parte racconta l'arrivo nel cielo di Marte. Nella mia lettura di oggi considererò anche la parte riguardante il cielo di Marte, la seconda, ma mi soffermerò soprattutto sulla prima parte del canto e la leggerò come il luogo in cui attraverso la celebrazione del concetto di resurrezione della carne emergono alcuni paradossi che secondo me sono legati a una particolare concezione escatologica e che possono essere presi come indizi importanti per studiare l'antropologia dantesca e in particolare il rapporto tra l'anima e il corpo. Quindi in un certo senso ritorniamo a quello a cui accennava anche Bruno Panchard prima, la mia lettura va nella direzione di quello che io chiamo un interesse per l'antropologia escatologica, cioè che cosa la rappresentazione dell'aldilà può dire sulla concezione della persona. Dovrò quindi dare un po' di contesto e spero non vi dispiaccia se impiegherò la prima parte della mia lettura a parlare della concezione escatologica della commedia e poi di alcuni modelli scolastici del rapporto tra anima e corpo che sono un po' tecnici, però ci permetteranno di capire meglio alcuni punti importanti del canto e le loro implicazioni più ampie. Quindi, come si dice in inglese, bear with me. All'inizio sarò un pochino tecnico, poi cercherò di aprirmi
anche leggendo il testo. Quindi inizierei con qualche breve accenno sugli assunti escatologici del poema dantesco, cioè sulla sua concezione dell'aldilà. L'escatologia della commedia può essere considerata come il punto di arrivo di una complessa transizione iniziata nel XII secolo e sviluppatasi in quelli successivi. E a questo punto voglio veramente parlarvi di due concezioni escatologiche diverse. Quella tradizionale non era interessata a quanto succede nell'aldilà dopo la morte. Se volete sedervi ci sono dei posti, se volete, perché stare in piedi sentendo parlare dell'escatologia dantesca non so se è il caso. Quindi Jacques Le Goff nel suo libro sulla naissance du purgatoire parla della commedia dantesca come le triomphe poétique del purgatorio, quindi in qualche modo è riconosciuto come il punto di arrivo di un cambiamento importante in due concezioni dell'aldilà diverse. La concezione tradizionale non era interessata a quanto succede nell'aldilà dopo la morte della persona, ma si concentrava piuttosto sulla fine dei tempi e ruotava intorno all'idea del giudizio universale, della risurrezione del corpo e della conseguente esperienza in inferno o in paradiso. È quella che gli storici americani Caroline Bynum e Paul Freedom chiamano Eschatology of Resurrection, l'escatologia della risurrezione. L'enfasi era alla fine del tempo, al giudizio universale collettivo di tutta l'umanità e l'esperienza risorta in inferno o in paradiso. La nuova concezione escatologica, invece, incominciò a considerare la morte fisica come il momento decisivo della vita dell'individuo e a spostare progressivamente la propria attenzione sul periodo dell'anima in cui, sul periodo dell'aldilà in cui l'anima sopravvive senza il corpo terreno, il momento dell'anima separata. Una nuova attenzione venne quindi posta sull'idea di un giudizio personale dell'anima subito dopo la morte fisica, non collettivo, universale, alla fine dei tempi, ma un giudizio individuale, personale, immediatamente dopo la separazione dell'anima dal corpo, e una nuova attenzione viene data alla pienezza dell'esperienza dell'anima separata nell'aldilà, anche nel periodo prima della risurrezione finale. E sempre Bynum e Friedman chiamano questa nuova enfasi come eschatology of immortality, eschatologia dell'immortalità, contro invece l'eschatologia della risurrezione, quella tradizionale. Questa nuova enfasi corrisponde all'emergere dell'individualità che secondo Eric Auerbach si realizza pienamente proprio con la commedia dantesca, e dal punto di vista teologico sono due gli avvenimenti che segnano questa transizione, il fatto che questa transizione verso l'attenzione all'anima separata è avvenuta. Il primo è il secondo concilio di Lione nel 1274, dove viene definito come dogma appunto il concetto di purgatorio, che è un'esperienza escatologica che ha senso solo per l'anima separata, e il secondo evento è invece l'emanazione nel 1336 della bolla papale Benedictus Deus, secondo la quale l'anima separata non ha bisogno del corpo per avere pieno accesso alla visione di Dio, ma gode di una beatitudine completa non appena giunge in paradiso, senza aspettare appunto la risurrezione. Quindi tra 1274 e 1366 c'è la commedia, proprio tra queste due date che segnano il trionfo di questa nuova attenzione. Quindi, scritta nei primi decenni del XIV secolo, non sorprende che la commedia sia in pieno accordo con lo sviluppo dei nuovi assunti escatologici, e infatti la commedia non si concentra sulla fine dei tempi, né sull'esperienza collettiva del giudizio universale o della risurrezione del corpo, ma immagina che tutto inizi non appena l'anima giunge nell'aldilà e viene sottoposta a un giudizio personale che immediatamente ne fissa le modalità di dolore in inferno e in purgatorio e di gioia in paradiso. E diciamo l'episodio che drammatizza il nuovo giudizio universale dell'anima dopo la morte fisica è Minosse, chiaramente, proprio, che per me è anche interessante perché è legato alla pratica della confessione, che viene resa annuale nel 1215 e che in qualche modo contribuisce a dare forma a un nuovo tipo di soggettività basato sulla memoria e sull'interiorità, quindi alla nascita dell'individualità a cui parlavamo prima. Quindi tutta l'attenzione è posta a quello che succede all'anima subito dopo la sua separazione dal corpo. Allo stesso tempo, anche se sottolinea la pienezza dell'esperienza e dell'identità dell'anima separata, la commedia dantesca
ed è questo il punto che vorrei fare, la commedia dantesca continua a indicare in diversi modi, non sempre pienamente coerenti e spesso ricchi di tensioni e quindi per me più interessanti, la commedia continua a indicare in questa maniera molto complessa che la corporeità continua a essere una componente fondamentale dell'identità e dell'esperienza nell'aldilà. Infatti, la prima cosa che succede all'anima separata nell'aldilà, ancora prima di essere sottoposta a un giudizio personale, è quella di creare un corpo d'aria che le permette di avere una forma e tutte le facoltà sensoriali. Quindi Dante escogita una strategia piuttosto geniale per fare in modo che l'esperienza dell'anima separata continui a essere corporea anche quando in teoria è separata, appunto, dal corpo. L'unione di anima e del corpo aereo che essa si crea quando arriva nell'aldilà, è chiamato ombra da Dante. E infatti sono ombre ad abitare l'aldilà dantesco, come lo erano state anche ad abitare l'aldilà virgiliano. Anche se, lo vedremo adesso, la concezione che Dante dà dell'ombra virgiliana è scolastica, è interpretata attraverso la filosofia aristotelica che, insomma, circolava nelle università. Per capire meglio il concetto dantesco di ombra, ed è qua che sarò un pochino tecnico, passerò ora a discutere brevemente il dibattito scolastico tra la dottrina dell'unità della forma e la dottrina della pluralità delle forme che scoppia a Parigi e a Oxford dopo la morte di Tommaso d'Aquino nel 1274. Si tratta di un dibattito chiaramente molto complicato e le due dottrine erano principalmente interessate a prendere posizione sulla natura dell'anima. E la questione principale era se l'anima umana fosse composta di diverse forme aventi diverse proprietà, secondo la teoria della pluralità delle forme, o se invece l'anima fosse una forma unica avente tutte le facoltà, la dottrina dell'unità della forma. Ecco, però tutte queste dottrine, anche se il dibattito era un dibattito metafisico sulla natura dell'anima e sulla natura del cambiamento, in realtà vedremo che queste teorie avevano anche delle implicazioni molto interessanti sia dal punto di vista escatologico sia dal punto di vista antropologico. Ed sono queste implicazioni che vorrei un attimo sviluppare oggi. E veramente in maniera un po' brutale, queste due concezioni diverse si possono sintetizzare nei termini seguenti. Secondo la dottrina della pluralità delle forme, che è quella più tradizionale, sostenuta da Bonaventura e dalla maggior parte dei filosofi francescani, anima e corpo sono composte ciascuna di una loro forma e di una loro materia e sono quindi due entità distinte. Quindi anima e l'anima ha la sua forma e la sua materia, il corpo ha la sua forma e la sua materia e anima e corpo sono due sostanze distinte l'una dall'altra. Secondo invece la più recente teoria dell'unità della forma, sostenuta da Alberto Magno e poi perfezionata da Tommaso, l'anima razionale è l'unica forma sostanziale della persona, compreso il suo corpo. In altre parole, mentre secondo la dottrina della pluralità delle forme, anima e corpo sono due entità distinte, ciascuna composta di una loro forma e di una loro materia, secondo la dottrina dell'unità della forma, l'anima è la forma dell'uomo, mentre il corpo ne è la materia. È chiaro? Secondo la pluralità, anima e forma sono due entità distinte. Secondo l'unità, l'anima è la forma della persona e il corpo è la materia della persona. In un certo modo si rompe l'idea dell'iliomorfismo universale. Non tutto è composto di anima e materia, di forma e materia. E sono due posizioni alternative che vennero dibattute con grande intensità in numerose discussioni che riguardavano questioni tanto filosofiche e teologiche quanto devozionali. Perché non si siede? Che c'è un posto che... Prego. Veramente. Quindi, avevo detto che si trattava di una questione sulla natura dell'anima, con due concezioni diverse del rapporto tra anima e corpo, però c'erano delle implicazioni che
vengono fuori da questi dibattiti. Scoppia un dibattito che riguardava questioni tanto filosofiche e teologiche quanto devozionali. E quello che mi interessa, e spero di farvi vedere oggi, brevemente, è come questi dibattiti in qualche modo mostrano le implicazioni escatologiche e antropologiche di queste due dottrine. In qualche modo c'è qualche cosa che non funziona né nell'una né nell'altra. Sia la dottrina dell'unità, sia la dottrina della pluralità risolveva dei problemi ma ne creava degli altri. Sinteticamente si potrebbe dire che il modello offerto dalla dottrina della pluralità delle forme aveva il vantaggio di considerare il corpo come un'entità dotata di una sua esistenza indipendente dall'anima ed esprimere quindi la nozione condivisa del tutto del corpo come un'entità materiale e concreta. La dottrina della pluralità conferiva al corpo una sua materialità concreta a cui tutti si relazionavano. Il problema però della dottrina della pluralità delle forme era che questo modello non necessitava l'unione tra anima e corpo e sollevava il problema dell'unità tanto dell'anima quanto della persona, che rischiava di apparire come una specie di associazione o di partnership tra due membri distinti, anima e corpo, invece che un'unità pienamente psicosomatica. Quindi la dottrina della pluralità delle forme ha il vantaggio di mantenere una corporeità concreta del corpo e della carne, però aveva lo svantaggio che queste due unità, anima e corpo, erano talmente separate che ci si chiedeva ma cosa le tiene insieme? E ci sono tutta una serie di teorie che adesso non vi dico, ma se volete ne possiamo parlare dopo. Quindi questa è la teoria della forma, bene per la materia e per il corpo, ma non bene per l'unità della persona. Invece la dottrina dell'unità della forma sostiene che l'essere umano è composto di una forma sostanziale, l'anima, e della materia che essa attiva, il corpo. Mentre Bonaventura e la pluralità concepiva anima e corpo come due entità differenti, Tommaso considera l'anima come l'unica forma del corpo e il corpo come la materia dell'anima. L'anima razionale, secondo Tommaso, che è anche dotata di facoltà vegetative e sensoriali, è l'unica forma sostanziale dell'essere umano, incluso il suo corpo. In hoc homine non est alia forma substantialis quam anima rationalis, et per eam homo non solum est homo, sed animal et vivum et corpus et substantia et ens. Quindi la forma, l'anima, forma della persona è la forma anche del corpo, l'anima razionale. Scusatemi, questa era la citazione. Imperdibile, ma ce l'avete anche sullo handout. Quindi, dando così grande importanza all'anima come unica forma della persona, la dottrina dell'unità della forma sembra accorpare tutto ciò che la persona è nell'anima, inclusa il suo corpo. Ad esempio, e questa è una discussione che per me è stata molto interessante, ad esempio il fatto che l'anima fosse concepita come l'unica forma del corpo diede luogo al cosiddetto principio di identità formale, che si concentrava sul principio che è la forma a fare sì che qualcosa continui a essere quella particolare cosa. Il principio di identità formale era usato dai teologi soprattutto nelle questioni sulla resurrezione del corpo, nelle quali sostenevano che l'anima può esprimere la natura del corpo in qualsiasi materia che attivi. Uno dei grandissimi problemi che dava la dottrina della resurrezione del corpo era l'identità che veniva stabilita come necessaria tra il corpo terrestre e il corpo risorto. Ecco, la teoria dell'identità formale, che sosteneva che quello che contava era l'anima, risolveva questo problema. E ad esempio un teologo domenicano, Durando di San Porciano, afferma esplicitamente che per creare il corpo risorto di Pietro, Dio potrà usare la polvere che un tempo fu il corpo di Paolo, perché intanto è l'anima di Pietro che riesce a trasformare nel suo corpo qualsiasi materia a cui si unisce, anche quella che un tempo era stato il corpo di un altro. Cioè, se a me, alla fine dei tempi, la mia anima si prende la materia di questo microfono, la rende il mio corpo. L'identità è formale, il principio dell'identità è formale e quindi l'anima, qualsiasi materia venga data all'anima, l'anima la trasforma nel suo corpo. No, questo per dirvi in che senso, sino a che punto si poteva arrivare a pensare che l'anima fosse la forma del corpo.
Quindi, da una parte, i principi dell'unità della forma, spinti sino all'idea dell'identità formale, avevano il vantaggio di risolvere il problema del corpo risorto. Ma, allo stesso tempo, come diversi studiosi hanno indicati, il prezzo da pagare per l'idea dell'unità della forma fu molto alto e questa dottrina, anche se risparmiata a Parigi nel 70 e nel 77, fu condannata a Oxford nel 1277 e poi nel 1284. C'era qualcosa che dava profondamente fastidio nella dottrina dell'unità della forma. Ed è interessante che alcune delle obiezioni sollevate contro il principio dell'unità della forma indicavano che conferiva troppo potere all'anima come unica forma della persona e minacciava il senso di una corporeità effettiva e specifica e rischiava di considerare il corpo come pura potenzialità, oppure, come diremmo adesso, come pura discorsività. Ad esempio, uno dei problemi che sollevava la dottrina dell'unità della forma, che poteva arrivare sino ai principi dell'identità formale, era il culto delle reliquie. Perché secondo lui, se è l'anima a rendere corpo il corpo, una volta che l'anima si separa dal corpo, quel corpo non è più il corpo del santo. Quindi se io sono San Manuele Gragnolati da Vigevano e muoio e voi venerate la mia mano, una volta che io sono morto, questa mano non è più il mio corpo. Quindi la dottrina dell'unità delle forme minaccia il senso di corporeità che invece veniva salvaguardato dalla dottrina della pluralità. Ed è uno di questi motivi per cui è stata poi condannata a Oxford. Quindi, in altri termini, la dottrina dell'unità della forma minacciava la nozione condivisa del corpo come un'entità materiale e concreta. Una nozione che invece era ben mantenuta dal principio della pluralità delle forme, che, come abbiamo visto, considerava il corpo come un'entità separata dall'anima e dotata di una sua esistenza concreta ed effettiva. Paradossalmente, dunque, anche se sembrano opposte, entrambe le posizioni sul corpo, quella della pluralità e quella dell'unità della forma, sono problematiche e rischiano di comprometterne l'importanza, o ripiegando nel dualismo, nel caso della pluralità, o compromettendo l'individualità del corpo e la materialità, nel caso della unità. Quindi, se ora torniamo a Dante, l'ipotesi che voglio proporvi è che la commedia cerchi di mantenere le due posizioni sul corpo in una tensione produttiva che riconosce l'importanza della materialità del corpo senza separarlo dall'anima o ridurlo ad esso. Quindi, adesso passiamo a Dante, tenendo un po' in mente questi due fattori di cui vi ho parlato, la transizione scatologica da una parte e il dibattito tra unità e pluralità dall'altra. Come la maggior parte dei teologi a lui contemporanei, anche Dante pensa che il fuoco dell'inferno e del purgatorio non sia metaforico, ma corporeo. E come la maggior parte dei teologi, anche Dante si trova nella condizione di dover spiegare com'è possibile. Com'è possibile che l'anima separata dal corpo possa continuare a provare il dolore fisico del fuoco corporeo dell'aldilà? La questione viene affrontata nel 25° canto del Purgatorio, quando Dante, dopo aver lasciato la cornice della gola, dove le anime sono punite da una fame e una sete così intense che le fattezze ne sono emaciate e stravolte, Dante, dopo aver visto la sofferenza dei golosi, ma anche tutta la sofferenza in inferno e in purgatorio, chiede precisamente com'è possibile che dimagrisca un'anima che non ha bisogno di cibo. Quindi, non ho messo questo pezzo, ma sono solo due versi, Dante chiede esplicitamente come si può far magro là dove l'uopo di nodrir non tocca. Com'è possibile che dimagrisca un'anima che non ha bisogno di mangiare? La risposta è data da Stazio, dal poeta latino Stazio, la figura del poeta latino Stazio, in uno dei passi più complicati del poema, e anche uno dei più dibattuti, che ha dato luogo a una... che il dibattito tra l'unità e la pluralità della forma come violenza non sembrava niente rispetto a quello che ha scatenato il 25° canto del Purgatorio, soprattutto tra Giovanni Busnelli e Bruno Nardi, che si sono insultati veramente esprimendo quella crimonia che Dante riesce a
suscitare. Quindi la risposta è data da Stazio in un passo molto complicato dal punto di vista filosofico, che prima descrive lo sviluppo dell'anima nel feto e il passaggio dell'anima da vegetativa a sensitiva a razionale, e poi spiega che una certa corporeità continua a sussistere anche quando l'anima si separa dal corpo e giunge nell'aldilà. Le due parti della spiegazione di Stazio sono intimamente collegate l'una all'altra e si riferiscono alle discussioni embriologiche dei filosofi contemporanei e in particolare ai termini in cui l'embriologia, la nascita e lo sviluppo dell'anima nel feto, veniva discussa nelle dottrine dell'unità e della pluralità delle forme. Si tratta di una discussione tecnica al contempo precisa e originale, dei cui dettagli mi sono veramente occupato a lungo nel passato. Oggi non ve ne parlo, se volete ne possiamo tornare per parlare dopo. È soprattutto una questione del cambiamento, sono due concezioni diverse di come pensare al cambiamento. Però insomma, senza entrare nei dettagli, quello che importa oggi è che con la libertà e il sincretismo che caratterizzano l'approccio di Dante alle fonti e alla conoscenza, la dottrina embriologica del 25° canto del Purgatorio inizia seguendo i dettami della dottrina della pluralità delle forme, ma finisce per avvicinare